Consiglio regionale della Toscana si è riunito in seduta solenne al Cinema La Compagnia di Firenze per celebrare la Festa della Toscana, che ricorre il 30 novembre. Tema di questa edizione, la libertà di espressione in tutte le sue forme, così come sancito dall'articolo 21 della Costituzione. All'evento hanno partecipato tantissimi sindaci e ragazzi delle scuole. La senatrice a vita Liliana Segre, invitata alla cerimonia, ha inviato un videomessaggio in cui ha ricordato l'importanza di questa ricorrenza. Sono intervenute inoltre la giornalista Federica Angeli, nota per le sue inchieste sulla mafia romana, in particolare quella attiva a Ostia, che proprio per le sue inchieste vive sotto scorta dal 2013, e la presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Maria Chiara Carrozza. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta all'hate speech, alle parole violente e oggi la libertà di espressione. Il compito delle istituzioni, della politica, è quello di mandare dei messaggi chiari e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi. In Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi, nella guerra terribile, in Ucraina. Tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero. E come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte, così in tante, troppe realtà, è stato vietato poter esprimere un pensiero libero e noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte, che è un messaggio di civiltà, e la Toscana, come sempre, vuole essere parte attiva perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte, che per prima al mondo ha abolito la pena di morte e che su queste battaglie di civiltà vuole fare sempre la sua parte. È dura sapere che pende sulla tua testa sempre il pericolo che ti possa accadere qualcosa, però ho imparato a vivere, no, come se fosse l'ultimo giorno. Quando me lo ripetevo non lo capivo 20 anni fa, adesso lo capisco. Quindi ho imparato ad apprezzare tante piccole cose che magari non ho più e quando mi capitano le assaporo con gusto. No, non vincono sempre loro, è una battaglia, una guerra, passatemi la metafora in questo momento terribile in cui abbiamo alle porte una guerra che però è un continuo, non finisce mai. Adesso poco tempo fa hanno scarcerato, come avete visto, Roberto Spada, che è appunto l'uomo della testata che ha minacciato sia me che i miei figli. Siamo in uno stato di diritto, quindi ha scontato la sua pena, però non vi nego che saperlo in libertà allunga i tempi della mia di libertà. Io spero prima o dopo che mi tolgano la scorta, ma se continuano a rimetterli fuori incrementano la loro libertà e diminuiscono un po' la mia. Però appunto le battaglie si vincono e si perdono. Vediamo adesso cosa stabilirà la Cassazione del processo per mafia e vediamo se a marzo rientrerà in carcere lui. Allora, pentita no, però ho avuto tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto, però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere, però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso perché loro tra le varie minacce mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà, l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini, no? I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive
prospettive di, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni, la ricerca non va avanti. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti e vogliamo quindi che sul piano internazionale vi sia più solidarietà, più forza ed energia a difesa delle donne iraniane che stanno combattendo dopo 43 anni di una repubblica teocratica che sta schiacciando quelli che sono i diritti elementari dell'uomo. La ragazza uccisa perché aveva il burka messo male e che ha scatenato poi quella protesta di piazza dove più di 400 donne e anche uomini sono morti, richiede una profonda grande solidarietà. Richiede una profonda grande solidarietà la lotta del popolo ucraino rispetto alla sopraffazione con cui Putin e il suo gruppo dirigente in Russia sta non vivendo un evento bellico, ma sta scatenando una serie di violazioni di quello che sono i diritti umani che vediamo ogni giorno, ospedali bombardati, linee energetiche, che significa rivolgersi contro e a danno della popolazione civile che sono continuamente interrotte. Oggi la lotta per la pace, ma solidarizzando con chi è sopraffatto dalla volontà di guerra, è qualcosa che appartiene alla solidarietà verso il popolo ucraino, ma appartiene poi a tutti i conflitti che nel mondo ci sono. Al centro della festa di quest'anno la libertà di espressione e quanto oggi la limita non sono le solite idee, noi pensiamo sempre alla violenza, all'oppressione, in realtà ci sono condotte più striscianti e pericolose che limitano la libertà di espressione. Stamattina abbiamo assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista d'inchiesta a confronto con la criminalità organizzata che la porta a vivere sotto scorta. Ecco, lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti la libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito, ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e le possiamo fare una cultura della non omertà, non omertosa, che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro, abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, è la conoscenza, perché soltanto la conoscenza, il possesso di molte parole, di molte categorie per chiamare i fenomeni rende davvero liberi e mette in condizione di esercitare una piena libertà di espressione. Ecco, non omertà, conoscenza, due capisaldi di una piena libertà di espressione. Ed è bello che la festa della Toscana parta proprio da qui, in un tempo nel quale la comunicazione, la narrazione dei fenomeni è importante per poter aggregare pensiero, idee e poi comportamenti civili. Libertà di espressione ci fa capire che quando questa libertà non c'è, ci manca, è un po' come l'aria, e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo, sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche, lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazzi a partire dalle scuole, anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo, è il senso critico, cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare recependo questa libertà di espressione e di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire, ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. Bellissimi interventi, toccante quello della giornalista Angeli, che vive sulla propria pelle cosa significa testimoniare la legalità in una zona drammatica come quella di Ostia. Fa riflettere una cosa però, ogni tanto dovremmo fare anche un po' di autocritica.
perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farsi portatori di diritti. Magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti, lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar, che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport, perché lo sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene, quando si insegna ai giovani, lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani. E allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie, ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarcelo e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi, che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco, e Daphne Caruana Galizia, che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange, che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora come istituzione abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrari al mainstream e soprattutto contrari a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Oggi dobbiamo ricordare anche loro e lo dobbiamo fare perché è un dovere innanzitutto come istituzioni per quello che fanno giornaliste come Federica Angeli. Sì, oltre due secoli di storia, di libertà, uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa è sempre, torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo, penso in Iran, per la loro libertà. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio consolidato per l'anno 2021, che si è chiuso con un risultato economico negativo di circa 30 milioni e 600 mila euro, fortemente condizionato dalla pandemia. Il bilancio consolidato del 2021 si chiude con una nota negativa di oltre 30 milioni di euro, che hanno motivazioni ben solide rispetto alle giustificazioni. Insomma, il 2021 è stato un anno in cui la pandemia ha imperversato ancora in maniera pesante, per cui questo esito negativo, seppur di una cifra relativamente piccola per il bilancio di cui parliamo, deriva dai maggiori oneri per la gestione della pandemia nei territori, dal fatto che la Regione Toscana è andata a sostenere i bilanci delle aziende sanitarie locali che hanno dovuto farsi carico appunto di spese straordinarie. Deriva dal maggior costo del contratto di servizio del trasporto pubblico locale, deriva anche nella parte della gestione straordinaria
da minori entrate, minori trasferimenti da parte dello Stato. Quindi un risultato che comunque è soddisfacente dal punto di vista della gestione complessiva, in quanto tra le società partecipate e controllate in house solo Artea ha chiuso con un risultato negativo di appena 22.000 euro. Quindi gli indirizzi che la Regione Toscana ha dato alle società partecipate di tenere ovviamente i conti in ordine, i bilanci in pareggio e semmai di incrementare i servizi risultano indirizzi conseguiti e realizzati. Solo una voce voglio citare fra le molteplici che potremmo mettere in campo, quella delle entrate. Le entrate per quanto riguarda la Regione Toscana sono per l'82% derivanti dai tributi, quindi dalla parte tributaria, e la gran parte di questi 8 miliardi e rotti vanno a sostenere l'attività del servizio sanitario. In questo, nell'ambito dei tributi, ecco, merita segnalare un'attività virtuosa che la Regione ha messo in campo, consentendo di recuperare circa 240 milioni di euro di evasione o elusione fiscale. Questo a dimostrazione di un'azione comunque amministrativa e di una gestione attenta ed oculata. In Commissione Controllo abbiamo analizzato il bilancio consolidato della Regione, ovvero sia il bilancio che comprende il perimetro intero del gruppo amministrazione pubblica e fa riferimento alla Regione Toscana. Rispetto all'anno scorso, dove si segnava un risultato positivo di oltre 320 milioni, quest'anno c'è un risultato negativo di 30 milioni, il che vuol dire che in un anno la Regione Toscana ha bruciato quasi 350 milioni di valore, ritornando peraltro a segnare un'inversione di tendenza anche sul valore del patrimonio netto di tutte le aziende consolidate insieme alla Regione, che segna un saldo di negativo di 836 milioni. Sono dati preoccupanti, così come è preoccupante la perdita secca di valore delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione Toscana, che segna un saldo negativo di oltre 9 milioni. Infine, dal punto di vista della spesa c'è un certo irrigidimento e la mancanza di programmazione che ci preoccupa. Tutti questi dati ci preoccupano, tenuto conto anche del fatto che dentro il gruppo di programmazione, dentro il gruppo di valutazione tecnica, non ci sono tutte le società partecipate. Ad esempio il Montecatini Terme, che è in una situazione molto delicata ed ha un bilancio assai indebitato, non è all'interno di questo perimetro, il che vuol dire evidentemente che il risultato negativo è maggiore se consideriamo tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dalla Regione Toscana. Occorre da parte nostra che la maggioranza metta più attenzione nella gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione Toscana, perché i numeri stanno peggiorando, il che significa essere meno in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese del nostro territorio. Approvato il bilancio consolidato, un atto importante di tenuta della maggioranza politica che trova fiducia, diciamo, in questa approvazione di questo atto fondamentale, un atto che denota comunque una difficoltà che ancora c'è a trovare un equilibrio rispetto alla tenuta dei conti sanitari. Alcune misure vengono adottate in questa fase, è evidente che il governo debba avere una consapevolezza maggiore di quella che è l'importanza della sanità, nel contempo è necessario garantire risorse al sistema locale, soprattutto quello delle residenze sanitarie assistite, pubbliche e private convenzionate. C'è un sistema sanitario che nei territori sta faticando, penso al volontariato, al sociale, e su questo settore noi dobbiamo confermare la massima attenzione. Quindi nell'approvazione del consolidato trova il sostegno della nostra forza politica di Italia Viva a questa maggioranza, ma soprattutto nel garantire le risorse necessarie ai territori per mantenere in equilibrio i conti di una regione in una stagione che comunque ovviamente non semplice, ma che deve trovare la Regione Toscana all'altezza del proprio compito. Il Consiglio regionale ha approvato con 31 voti a favore e un'astensione una legge per dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili, quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia ecologica basati sul localismo energetico e il contrasto alla povertà energetica. Il testo
Come ricordato dalla Presidente della Commissione Attività Produttive Ilaria Bugetti del PD, è la sintesi tra tre diverse proposte di legge, presentate rispettivamente da Vincenzo Ceccarelli del PD, Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani e da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Sono davvero orgoglioso che il Consiglio regionale abbia approvato oggi una delle prime leggi in Italia sulle comunità energetiche. Sostenere le comunità energetiche vuol dire indirizzare la Toscana sempre più verso il green. La Toscana ha l'obiettivo di diventare una delle regioni più green d'Europa. Stiamo facendo già tanto con il fotovoltaico, con la geotermia. Le comunità energetiche servono a costruire condizioni per cui anche piccoli territori, piccole comunità si possano mettere insieme e possano produrre energia verde. Questa è una sfida di civiltà e sono felice che oggi il Consiglio regionale abbia fatto la sua parte. Sì, abbiamo appena approvato la legge sulle comunità energetiche, è un tema sicuramente che è molto caldo in questo momento, un tema molto sentito non solo dalle imprese ma da tutte le comunità, dai comuni, dalle associazioni e anche dal terzo settore. Io voglio ringraziare tutte le forze politiche che hanno contribuito a costruire un testo, quindi arrivando ad un solo testo dopo che erano stati presentati tre testi di legge, quindi abbiamo fatto un lavoro tecnico tutti insieme, perché il valore di questa legge era proprio quello della alta condivisione che dovevamo avere da tutta l'aula consiliare. Ringrazio anche la Giunta, gli uffici della Giunta, e con questa legge noi andiamo e abbiamo messo in bilancio un primo step di 100.000 euro che serviranno come sperimentazione, dopodiché si aggiungeranno i 20 milioni che già la Giunta ha stanziato. Diamo un indirizzo forte che è attento alle imprese, che è attento al sociale, che è attento a tutta la comunità e quindi al grande tema della povertà energetica e della transizione ecologica, rispettando quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma anche del Piano Nazionale sull'Energia. Quindi è un nostro contributo a dare quegli indirizzi e a far sì che la comunità energetica diventi un patrimonio culturale di tutta la nostra regione. E con questo pensiamo di aver iniziato un percorso che piano piano andrà a strutturarsi. Soddisfatti del lavoro fatto in seconda commissione, condiviso all'unanimità, un lavoro anche lungo perché comunque ci sono state diverse visioni politiche anche sul tema delle comunità energetiche e rinnovabili, però oggi si arriva a una condivisione di una proposta di legge. L'unico punto su cui a noi abbiamo chiesto un impegno, l'assessore Monni se l'è preso finalmente, è quello che i 100.000 euro che vengono stanziati oggi con questa PDL non sono sufficienti, quindi chiediamo un impegno maggiore da parte della Giunta dal punto di vista delle risorse economiche, e quello che ci auspichiamo è che gli enti locali, privati, le associazioni siano interessati a questa proposta di legge delle comunità energetiche rinnovabili, perché veramente potrebbe essere una risorsa che fa da volano all'economia e alle energie rinnovabili della Toscana in un momento di crisi come quella che stiamo attraversando. Fratelli Italia ha votato favorevolmente all'inizio del percorso sulle comunità energetiche perché riteniamo essere un bellissimo modo di mettere insieme il pubblico e il privato, dove il pubblico fa la locomotiva, il privato, che sia il singolo cittadino o un'azienda o un'associazione o un gruppo di imprese, segue appunto il pubblico nella previsione di risparmiare i costi energetici, è un tema assolutamente attuale, nel dare una risposta al cannibalismo finanziario di tante società multinazionali che stanno speculando sull'energia, nel dare una risposta locale, municipale, una risposta di sovranismo comunitario ai tanti problemi che attanagliano appunto l'ambito dell'energia. Una risposta che oggi parte con questo avvio di percorso. Noi lo diciamo francamente, non siamo del tutto soddisfatti della legge che ha prodotto oggi il Consiglio regionale, ci sono messi troppi pochi soldi, ci sono dei meccanismi di governo, delle procedure che non ci convincono fino in fondo, ma abbiamo voluto fare un'apertura di credito anche rispetto agli impegni della maggioranza di rivedere il testo di legge subito nel primo trimestre del 2023, dove, per quanto ci comunica oggi in aula l'assessore, verranno investiti 20 milioni di euro. Comunque una bella risposta della politica a tanti cittadini, a tante imprese che chiedono appunto un intervento in questo senso. Una legge importante, un sostegno anche finanziario da parte della Regione Toscana su quello che è un progetto veramente innovativo. Abbiamo voluto privilegiare questa possibilità di fare comunità
nella produzione e nell'accumulo dell'energia qualora vengano costituiti da associazioni anche di volontariato, soprattutto il mondo del no profit, e nel contempo la possibilità di integrare le comunità, appunto, di cittadini, di imprese, di realtà che nelle piccole realtà soprattutto possono andare a produrre energia e condividere quella che è oggi un bisogno collettivo. Ovviamente le risorse della Regione Toscana andranno a favore essenzialmente delle realtà no profit e di persone e di soggetti svantaggiati, e questo è un elemento di novità assoluta del quadro normativo regionale e nazionale.